Goku contro Vegeta. Pronto che mai in questo fantastico appuntamento. Carichiamo ovviamente il salvataggio. Siamo pronti per la sfida leggendaria, perché grazie alla sua nuova forza Goku si libera facilmente del potere di Nappa. Ora però deve vedersela con Vegeta e lo scontro non è per niente bello e divertente, anzi sarà più che complicato. Avanti, mostrami dove vuoi combattere, che non ti salta in mente di scappare. Ma l'ho ucciso con la mia forza di energia, pensa un po'. È così forte che l'ho eliminato semplicemente. Andiamo e mostriamoci. Si scende sul campo di battaglia. Le capacità di noi Saiyan vengono esaminate alla nascita. Chi è considerato poco potente viene mandato su pianeti inferiori, gettato via e dimenticato come un rifiuto. Se si impegna a fondo anche un rifiuto può superare un nobile. Hai un senso dell'umorismo davvero notevole. Caro, imparerai con le cattive che l'impegno non basta per raggiungere il mio livello. E si parte. Grande battaglia. Cacciarola. Preso. Maledizione. Mannaggia. Mamma mia, le stai prendendo veramente di santa ragione. Perdo la vita, come stai bene. Posso rischiare. Oh my. Ma che cazzarola?
Addio. A volte mi dimentico l'attacco speciale come si fa. Ah, LB. Addio Vegeta, mamma mia, è stato abbastanza complicato, però ce l'abbiamo fatta. Kaioken ci toglie della vita, cosa che non mi piace questa cosa. Lo ridurrò in breccia da te questo pianeta. Corpo, non mi tradire. Triplo Kaioken. Una Kamehameha. Provo a fermare il mio cannone, Galli. Preparati a sparire con tutta la terra. Cosa? Quadruplo Kaioken, mamma mia. Impossibile, sì. Comunque Goku utilizza tanta di quell'energia in questo scontro che veramente, mamma mia. Cioè con Freezer forse arriva al limite, con il Kaioken per 20 ovviamente, senza fargli danni. Davvero resistente. Va bene, sei finito, Kakarot. Apriti e assorbi. Ma che? Ma che cazzo? Ma sono cazzi amari. Bene, bene, mo come la mettiamo nuova? Ah, che ne dici di questo? Ti schiaccerò, Kakarot, come un fagiolino di bazar. Battuto. Bene, ora la valla spacca. Ah, mi aspettavo una cosa più difficile. Forse Sparking Zero mi ha dato tanta di quell'energia che Dragon Ball Kakarot in confronto a una papata. Gualdrinato. Ma che faccetta che te? Terra, mare e tutte le creature del pianeta. Donatemi un po' della vostra energia, della vostra forza, del vostro calore. Forza. Se è finito, si schiaccerò con una pulce.
nel mentre. So che sei sfinito, ma dobbiamo arrivare alla Kame House. Pensi di farcela? Sì. Resisti, Gohan. Che succede? Non ne sono certo, ma sento un'energia terribile. Io torno indietro. Mio padre è in fin di vita. Lo sento, è in pericolo. Ti seguo. La battaglia contro il principe dei Saiyan. Perché finiamo che cazzo era? Mostro gigante. Krillin, cos'è quello? Scendiamo, Gohan, dobbiamo nasconderci. Ehi, ci robai. Sapete chi è quel mostro? È quel Saiyan. È il Saiyan. Lo so, ma se gli tagliamo la coda tornerà come prima. Gohan, Jirobai, voi attirate la sua attenzione. Io aspetterò il momento giusto per mozzargli la coda. Ok. Attirare la sua attenzione. Siete pazzi. Anche se torna normale, ci distruggerà in un secondo. Sì, probabile. Ma noi tenteremo il tutto per tutto, no? Oh, a quanto pare abbiamo degli ospiti inattesi. Dove siete? Sono qui. Lascia andare mio padre. Guarda, guarda, il figlio di Kakarot. Ora. Kizza, cerchio magico. No way! Volevate tagliarmi la coda, eh? Bel tentativo. Ma il vostro piano era troppo evidente. È andato fottuto perché Jirobai non vorrai mica. Come ho fatto a non vederlo? La mia coda. Maledetti vermi. Siete morti, siete tutti morti, avete sentito? Boom! Ananna Vegeta! Niente livello! Ah, dicevo io! Maledetto boccioso! Ti farò pentire di essere nato! Io ti sconfiggerò! Krillin, come qui! Krillin, vieni qui, mi serve una mano. Mi serve il tuo aiuto. Goku, stai bene? È la nostra unica possibilità. Voglio darti... Forza, Goku! Non mi abbandonare adesso. Tutta l'energia che ho raccolto dalla Terra. Cosa? Prendimi la mano. Così. Wow. Essere forti per una volta. Fatto. Sì, ora metti il palmo verso l'alto e concentra l'energia in una sfera. Eccola, questa sarebbe. That's a spirit
La sfera Genki Dama. Ce l'hai fatta. Krillin, colpiscilo con questa sfera. Ho capito, lascia fare a me. Oh, andiamo. Non posso colpirlo se continua a muoversi. Non hai bisogno di vederlo con gli occhi. Lancia la sfera quando percepisci la sua aura malvagia. Sì, chi è? Sono il Re Kai. Ho insegnato io questa tecnica a Goku. Ricorda, in quella sfera sono concentrati tutti i desideri della Terra. Percepire la sua energia malvagia. Lo sento. Riesco a sentire la sua aura. Eccolo. Adesso. Respingila, Gohan. Fino alla nostra ruba malvagia. Non può la può respingere. Comunque Vegeta ha preso tante di quelle mazzate nella sua cioè contro i terrestri e contro Goku in un modo eccessivo. Più bello che si rialza come se nulla fosse. Alla fine c'è bisogno di un Gohan scimmione per farlo rimanere senza energia, diciamo. Ce l'abbiamo fatta. Bello, non si evaporizza come... perché la sfera non è la stessa, però... Stavolta avete davvero esagerato. Per un attimo ho temuto di morire. Come avete osato? Crepate. Bello quando esce questa cosa, non l'ho mai capito. Con la sua stessa arma poi perde, quella è la cosa bella. Impara il cerchio magico poi in una velocità assurda. Non riesco a muovermi. Per creare quel cerchio magico ha consumato tanta di quell'energia che manco lui se lo aspettava. Comunque alla fine viene schiacciato. Un massacro. Eh sì, chiamiamo la nostra navicella. Il grande Vegeta ridotto così. Dove credi di andare? Basta così. Non farlo, Krilli. Goku. Scusa,
Ma lascialo andare, per favore. Wait, are you Fai serious? sul serio. If we let him go, Se lo he's lasciamo gonna andare, regain si his strength and come riprenderebbe back e and kill tornerebbe per everyone. ucciderci tutti. I Lo know. so, lo so. This Ha guy ucciso i killed our nostri amici, è friends. venuto per He came massacrare here to tutti i massacre terrestri. everyone on the planet. He's not just gonna Non pull pensare Piccolo che and questo change qui sides. si ravveda come We have piccolo. to stop him. I know. Lo so, Krilli, però. But please. I know what I'm Quello che ti asking is chiedo è selfish, egoista e anche even. folle. Do me this favor. Ma ti prego, non Let ucciderlo, him live voglio so affrontarlo I di can nuovo. Fight him again someday. Okay, fine. E va bene, penso che tu abbia il anybody's got diritto the di right essere to ask for egoista. that, it's you. I mean, if it weren't for you, Dopo tutto la Terra è salva grazie a te. But if we're gonna do Però this, ascoltami bene, Go. You gotta blow Devi this promettere guy che la prossima volta lo got when he abbatterai comes back. definitivamente. Non succederà mai, però. Ve ne pentirete. La prossima volta non ci sarà un miracolo come questo. Godetevi questo tempo di pace, perché è tutto ciò che vi rimane. Eccoli là. Ehi, siamo qui. Goku, stai bene? Bulma. Siamo rimasti solo noi. Bianco e gli altri sono morti. Anche Piccolo. Questo significa che Dio e le sfere del drago non ci sono più. They're all gone. So, allora Yanko non può più. Yamcha can't ever be. Bulma. Non piangere, Bulma. Actually, in realtà, potrebbe esserci ancora un modo per far resuscitare quelli che sono stati uccisi. What? Cosa? Quando hanno visto Piccolo, i Saiyan hanno riconosciuto in lui un Namekiano. E hanno detto che sul pianeta Namek esistono sfere del drago anche più potenti. E questo vuol dire che se andassimo su questo pianeta, potremmo riavere le sfere del drago. Hey, sono io, Goku. You know, in the fight with Abbiamo perso molti amici nello scontro con Vegeta. And with Piccolo gone, e con la morte di Piccolo, le sfere del drago sono scomparse. Wait a second. Cosa? Ci sono anche delle sfere del drago anche su Namek, il pianeta natale di Dio? Come lo raggiungiamo? Nel prossimo episodio di Dragon Ball Z, il Super Saiyan leggendario contro il malvagio imperatore Freezer. Don't miss it. Non perdetevelo. Per il momento godiamoci il nostro. Dopo una aspra battaglia, Goku e i suoi amici riescono a sconfiggere Vegeta, i guerrieri terrestri rimasti in vita piangono le perdite dei propri amici. E così, grandi sacrifici, Goku e gli altri sono riusciti a sventare la minaccia dei Saiyan. Goku, ferito gravemente, è stato portato in ospedale. Gon, invece, si è ripreso in una manciata di giorni. Pam param. Gohan, per essere sempre in forma bisogna mangiare come si deve. Ti preparerò un banchetto speciale. Dici davvero? Mettiti comodo, ok, ci vorrà un po' di tempo. Che strano, giurerei che la ricetta che mi aveva dato era proprio qui. Che peccato. E io che volevo prepararti un bel pranzetto. Chi ti ha dato la ricetta? Potrei andare a chiedere. Davvero, ma non è necessario. Non preoccuparti, sono curioso di assaggiarla. Beh, in questo caso, ecco chi mi ha dato la ricetta. La persona con cui ho avuto la ricetta si trova nel villaggio che lì. Bene, andrò subito a prenderla. Sta attento. Questo? Quello è un gioco RPG, è così è fatto. Sì, ci sono i vari menu, le varie cose, ragazzi. Dobbiamo uscire.
Sono tutti salvi. Siamo tutti salvi grazie a te e a tuo padre e gli altri. Non vi ringrazierò mai abbastanza. Sei forte proprio come tuo padre. Nessuno può tenerti testa. Spero che riuscirai a riportare in vita chi non ce l'ha fatta. Non so se può esserti d'aiuto, ma prendi questo. Certo che mi fa di comodo questo, ragazzi. Io direi di approfittarne di questo coso e salvare, ragazzi, la nostra storia. E ringraziando a tutti coloro che ci hanno seguito durante questa battaglia. Veramente aspra e piena di energia. Non mancate.